Buonasera, benvenuti anche questa sera sotto le stelle del cinema, le stelle della Cineteca di Bologna. È un'emozione straordinaria vedere così tanti appassionate, appassionati qui in questa piazza per assistere a uno dei grandi capolavori di Federico Fellini. Per prima cosa piacere e il dovere di ricordare e di ringraziare lo sponsor, il consorzio Selenella, uno degli sponsor che rendono possibili l'offerta alla cittadinanza di queste proiezioni di capolavori universali. Il film che state per vedere è così importante, così bello, così noto che se ne potrebbe parlare per ore, e naturalmente non lo faremo. Solo due parole per inquadrare come è potuto nascere un film come quello che state per vedere. Siamo all'inizio degli anni 60, 1960. Federico Fellini ha appena compiuto 40 anni e ha fatto una cosa incredibile: ha realizzato La Dolce Vita, un film in cui ha messo tutto se stesso, creando enormi polemiche, enormi discussioni, ma anche un gigantesco successo planetario. A 40 anni è giovane, ma allo stesso tempo ha raggiunto i massimi vertici che un regista può sperare di raggiungere, sia in termini di successo, ha già vinto due Oscar, sia in termini di riconoscimento da parte della critica del proprio talento. E quindi vive una profonda crisi personale. C'è il suo produttore Angelo Rizzoli che lo incalza, perché dopo i tanti soldi guadagnati dalla Dolce Vita vuole assolutamente che faccia un altro film, un altro grande capolavoro da vendere in tutto il mondo. Fellini prende tempo, realizza un piccolo film, un cortometraggio che si intitola Le tentazioni del dottor Antonio e che viene distribuito all'interno di un film a episodi che si intitola Boccaccio 70. Nel 1962 non può più tergiversare, inizia a lavorare a un'idea di film e poi si rende conto che il film proprio non ce l'ha in mano, non sa veramente che cosa fare di questa pellicola che ha deciso di iniziare. Ha chiesto i fondi, sono già stati investiti, c'è Cinecittà pronta, ci sono gli attori, meravigliosi attori che state per vedere, a cominciare da Marcello Mastroianni, e ha un'intuizione, dice: farò un film su me stesso che non riesce a fare un film. E nasce Otto e mezzo. Il titolo immagino che molti di voi sappiano a che cosa fa riferimento: è l'ottavo film e mezzo di Federico Fellini, che aveva girato fin lì sei lungometraggi e tre cortometraggi, quindi sette e mezzo più questo, otto e mezzo. Film sul cinema, film in cui il regista parla in prima persona, sia pure attraverso la mediazione del suo alter ego Marcello Mastroianni, film nel quale chiama a recitare tutta una serie di figure che fanno parte della sua vita. Ho citato Mastroianni, ma questa serata in particolare è dedicata a una splendida attrice che è venuta a mancare pochi giorni fa e che si chiamava Sandra Milo. C'è Anouk Aimée, c'è Claudia Cardinale, c'è Rossella Falk, c'è Barbara Steele, c'è Annibale Minchi, Polidor, c'è Edra Gale, la Saraghina. C'è tutta la squadra di Fellini al completo, inclusi i suoi co-sceneggiatori, perché questo film non è solo di Federico Fellini, ma è stato scritto anche da Ennio Flaiano, da Tullio Pinelli e da Brunello Rondi. Ci sono altri straordinari collaboratori che lo affiancano: Piero Gherardi, l'autore dei costumi, che vincerà l'Oscar, esattamente come accadrà a Fellini, miglior film straniero negli Oscar del 1964, visto che il film è distribuito nel 63. C'è l'autore delle musiche, il maestro Nino Rota, che come vedrete ha un ruolo assolutamente primario nella creazione delle atmosfere sospese, poetiche, che contraddistinguono Otto e mezzo.
Dicevo, si potrebbe parlare per ore dell'accoglienza critica, delle pagine che sono, centinaia di pagine che sono state scritte sull'interpretazione di questo film. Per uscire dalla crisi, Fellini si affida a uno psicanalista junghiano che si chiamava Ernst Bernhard, che era lo psicanalista di Adriano Olivetti, di Natalia Ginzburg, di Vittorio De Seta, l'altro regista che glielo presenta. Fellini comincia ad andare in analisi, Bernhard gli suggerisce di tenere una nota di tutti i suoi sogni nel libro dei sogni che potete vedere ancora oggi se andate a Rimini al museo Fellini, appunto. Ma per tutte queste cose vi rimando al monumentale volume di Aldo Tassone, edito dalla Cineteca di Bologna, che si intitola 23 e mezzo, tutti i film di Federico Fellini. Io mi limito a dire solo una cosa, cioè al di là di tutte le interpretazioni, le polemiche, i discorsi che sono stati dati, 8 e mezzo è sicuramente il film che vanta il maggior numero di tentativi di imitazioni, il maggior numero di omaggi, il maggior numero di remakes, ed è stato inserito nella lista dei 10 film preferiti da un numero impressionante di registi e di cineasti. Fellini era stato all'inizio della sua carriera l'aiuto regista e il co-sceneggiatore di grandi capolavori neorealisti come Roma, Città Aperta e Paisà. Ecco, da un certo punto di vista questo film, pur così immaginifico, è un film realista, come dice il produttore al personaggio di Mastroianni, all'alter ego di Fellini: ho capito cosa vuoi fare un film sulla confusione che c'è dentro un essere umano. Allora il suggerimento è non cercare di capirlo, non cercare di interpretarlo in termini razionali, perché il film deve rimanere misterioso, lasciarsi trasportare dalla bellezza delle immagini, dall'intelligenza delle parole in questo flusso di coscienza che compone una sinfonia. Come dice Fellini stesso, di fronte al mistero della vita possiamo solo partecipare a questo fantastico balletto cercando solo di intuirne il ritmo. E allora, Asa Nisi Masa, buona visione.